Questo è un podcast di www.sciencemag.com, scritto Science Mug. Science Mag! Vieni a giocare con noi! Science Mag! Vieni a giocare con noi! Science Mag, vieni a giocare con noi, Science Mag. Ah, ben trovato e ben trovata, caro auscultatore e cara auscultatrice. Bentornati qui da me, a Chiocciola Science Mag, scritto Science Mug. Il blog barra podcast barra account Twitter e Instagram barra entità dietro il negozio online che non si fila nessuno e che si chiama Stuff and Go, scritto Stuff Go, su Zazzle.com, che ti racconta storie di scienza mentre esplora tutte e 11 le dimensioni dello spazio-tempo appoggiando l'orecchio virtuale sulle famose membrane string vibranti, sperando in quel modo di cogliere la voce di un'entità transdimensionale di incredibile saggezza che spiega come rispondere correttamente alla domanda: ma se un albero cade in una foresta e nessuno lo vede su TikTok o Instagram o Facebook o Twitter, è il bastardo che gli ha fatto lo sgambetto, ha bisogno di un social media manager? E che fa tutto questo usando la voce di un essere umano non troppo sveglio e controllato a distanza tramite un trucco voodoo wireless. Oggi, caro auscultatore e gentile auscultatrice, ti racconto una storia che sfata, o no? Chissà, gente, ascoltate fino alla fine e scopritelo. Una storia appunto che sfata oppure no, l'idea secondo cui Babbo Natale visita solo i bambini che si sono comportati bene durante l'anno e magari si fa i selfie con quelli super buoni. Se studiosi di Harvard e altre università e istituzioni mediche degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito, nel 2016 pubblicano un articolo sulla rivista scientifica The BMJ, una volta nota come British Medical Journal, che fondata nel 1840 è una delle riviste di medicina generale più antiche del mondo in circolazione. I sei accademici, guidati da John J. Park, all'epoca titolare di una prestigiosa borsa di studio di nome Kennedy, i sei accademici, che d'ora in poi chiameremo i JJ6, decidono di indagare se sia vera o meno la credenza popolare secondo cui Babbo Natale scelga quali bambini visitare in base al fatto che si siano comportati bene o male durante l'anno. I JJ6, per testare questo mito popolare, scelgono di studiare cosa succede in uno specifico luogo, i circa 190 reparti pediatrici ospedalieri esistenti nel Regno Unito, perché, dicono giustamente gli studiosi, i bambini malati sono i più meritevoli di una visita di Babbo Natale a Natale. Come primo passo, quindi, dal momento che i reparti di controllo e revisione degli ospedali chiudono a Natale e per questo gli ospedali non tengono traccia delle visite di Babbo Natale, come primo passo i JJ6 quindi chiamano al telefono ogni ospedale del Regno Unito dotato di un reparto pediatrico e chiedono al personale del reparto di identificare qualcuno che abbia lavorato il giorno di Natale e che possa quindi attestare una visita di Babbo Natale. I JJ6 quindi registrano il nome e la posizione del testimone e se Babbo Natale abbia o meno fatto visita al reparto. Per affrontare razionalmente e oggettivamente la loro ricerca della verità, i JJ6, gli scrupolosi JJ6, valutano tre parametri e il loro relativo peso sulla probabilità della visita di Babbo Natale. I parametri sono la distanza dal polo nord dell'ospedale, il comportamento dei bambini e infine quanto sia disagiata, in termini socio-economici, l'area in cui si trova l'ospedale. Questo parametro è detto deprivazione socio-economica contestuale. Oh, allora, caro auscultatore e cara auscultatrice, consideriamo i parametri uno per uno, ok? Ok. Per sapere quanto dista il polo nord da ogni reparto pediatrico, i JJ6 utilizzano Free Map Tools, che è una risorsa online in grado di fornire una serie di strumenti gratuiti, tra i quali appunto uno per misurare la distanza tra due posti. Per quanto riguarda invece il potenziale cattivo comportamento dei bambini, beh, i JJ6 analizzano due indicatori che, anche se non ideali, in qualche modo sono adesso correlati. Il primo indicatore mostra quanti giorni di scuola primaria saltano i bambini durante l'anno, o per usare le parole di JJ6, l'indicatore riguarda i tassi di assenteismo dalla scuola primaria, definiti dal numero totale di assenze autorizzate e non, contate in sessioni in cui ogni sessione equivale a mezza giornata. I JJ6 raccolgono queste informazioni da banche dati online dei governi di ciascuno dei quattro paesi del Regno Unito.
Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles. Il secondo potenziale indizio di cattivo comportamento dei ragazzini, considerato dai JJ6, è quello rappresentato dai tassi di condanna per reati giovanili, cioè reati commessi da ragazzini e ragazzine tra i 10 e i 17 anni. I JJ6 ottengono questi dati dal Ministero della Giustizia del Regno Unito. Infine, per quel che riguarda il parametro chiamato deprivazione socio-economica contestuale, per esso i JJ6 fanno riferimento all'indice di deprivazione multipla, un parametro calcolato sempre dai governi e che combina i dati su 7 ambiti di deprivazione: reddito, occupazione, perdita della salute e disabilità, competenze acquisite tramite l'istruzione e formazione, difficoltà di accesso all'alloggio e ai servizi, tasso di criminalità e infine condizioni ambientali. Oh, quindi i JJ6 danno un punteggio da 10 a 1, dove 10 significa messo peggio e 1 messo meglio, a ogni ospedale considerato nel loro studio, e il punteggio è assegnato in base all'indice di deprivazione multipla dell'area in cui si trova la struttura ospedaliera in questione, cioè in parole povere, se l'ospedale è in una zona disagiata, allora il punteggio dell'ospedale è alto. Infatti ricordiamo che 10 significa messo peggio e 1 messo meglio. E una volta che i JJ6 hanno finito di raccogliere i dati e assegnare i punteggi, beh, allora sono finalmente in grado di scoprire se sia vero o meno la convinzione popolare che la decisione di Babbo Natale su quali bambini andare a trovare sia legata al buono o cattivo comportamento dei bambini stessi. Caro ascoltatore e gentile ascoltatrice, pronti a sapere cosa scoprono i JJ6? Aspettate dopo la pubblicità. Del fatto che ogni mattina di Natale ti trovi il tuo prato, di solito iperbello e ben curato, tutto incasinato come se un branco di rene ubriache ci avesse festeggiato selvaggiamente sopra tutta la notte, e poi devi anche pagare una piccola fortuna per aggiustare il tetto e il camino, perché è come se un paio di lame giganti ci si fossero divertite sopra e un vandolo obeso con stivali devastanti e una natura pesante ci avesse ballato una giga su e avesse poi cercato di incunearsi nel summenzionato camino. Se è così, allora chiama i parcheggiatori della vigilia di Natale. La notte della vigilia di Natale noi vediamo da te e ti offriamo un servizio full optional che annulla gli effetti spiacevoli che la Santa Notte ha sulla tua casa e sul tuo giardino. Forniamo avena di massima qualità integrata con alti dosaggi di antiemetici e altre sostanze che riducono l'impatto dell'alcol su sistema nervoso, stomaco e intestino di renne, caribù e cervi. Inoltre forniamo coprilame e copri stivali in schiuma high-tech super adattabili e morbidi e un lubrificante per camini fatto di nanoruote e minuscole bottiglie di olio di oliva. E un'ultima cosa ma non meno importante, arricchiamo l'intera esperienza con 365 litri di un super delizioso zabaglione analcolico vegano. Cosa stai aspettando? Chiama all'800 118 112 115 113, 666, per un preventivo senza impegno. I parcheggiatori della vigilia di Natale, il nostro motto è: soddisfatti o almeno ci abbiamo provato. Allora, cara gente del podcast, con il loro studio i JJ6 alla fine scoprono che Babbo Natale va a visitare il 90% dei reparti ospedalieri pediatrici della Gran Bretagna. Più specificatamente, il vecchio grassone con la barba bianca in abito rosso e bianco visita tutti gli 8 reparti pediatrici dell'Irlanda del Nord, quindi il 100%, 14 su 15 in Scozia, 93%, 11 su 12 in Galles, 92%, e 135 su 151 in Inghilterra, 89%, con un minimo del 50% nel nord dell'Inghilterra e un massimo del 100% nel sud del paese, come il sud di Londra, la Valle del Tamigi e Wessex. Quindi, con media nazionale, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, Babbo Natale non visita il 10% dei bambini negli ospedali del Regno Unito. Ma perché questi poveri bambini non ricevono la visita di Babbo Natale? È davvero per il loro comportamento non buono, indicato seppur in maniera non ottimale, come riconoscono gli stessi JJ6, dall'assenteismo scolastico e dai tassi di criminalità giovanile? Ebbene, cara gente del posto, la risposta è un grasso no. I JJ6 con il loro studio in realtà sfatano il mito e affermano che il comportamento di un bambino non è affatto un fattore che influenza davvero la decisione di Babbo Natale sull'opportunità o meno di andarlo a visitare. E subito dopo aver rivelato questa verità, gli stessi JJ6 sollevano una mastodontica domanda di natura etica: ai ragazzi dovrebbe essere detta questa nuova verità? Penso che una discussione a livello mondiale su questa sia furiosamente in corso dal giorno in cui è stato pubblicato, nel novembre del 2016, lo studio dei JJ6. Una discussione che di sicuro coinvolge perlomeno gruppi di genitori, filosofi e per certo i rappresentanti degli elfi. Comunque, popolo del podcast, alla fine della fiera quello che viene fuori è che, come appena accennato, il comportamento dei bambini non è affatto un fattore decisivo quando si parla di visite di Babbo Natale. E non lo è nemmeno, secondo la ricerca dei JJ6, la distanza
distanza dal Polo Nord. Gli studiosi infatti scoprono che la lontananza di un bambino dalla casa di Babbo Natale non ha alcuna correlazione con la probabilità che Babbo Natale vada a trovare il bambino in questione. E questo, aggiungono i JJ Six, conferma la convinzione diffusa che Babbo Natale non sia limitato dalla distanza o dal tempo e sia in grado di consegnare regali in tutto il mondo entro un periodo di 24 ore. Quindi, tirando le somme, caro auscultatore e cara auscultatrice, quello che la ricerca dei JJ Six davvero mostra è che tra il comportamento dei bambini, distanza dal Polo Nord e deprivazione socio-economica contestuale, cioè la più o meno pessima situazione socio-economica di un'area, quest'ultima, la deprivazione socio-economica contestuale del posto dove si trova un bambino, è il parametro decisivo in grado di influenzare davvero la probabilità che Babbo Natale vada a trovare o meno quel bambino. I JJ Six infatti dicono che è meno probabile che Babbo Natale visiti gli ospedali nelle aree svantaggiate, con tutte le aree indicate come le ultime 5 in una scala di valori di 10 unità che mostrano meno visite rispetto alle prime 4. I JJ Six ammettono che sulla base dei dati in loro possesso non possono ancora fornire una solida spiegazione del perché Babbo Natale sembri trascurare le aree più svantaggiate. Gli studiosi pensano che forse potrebbe aiutare nella ricerca di una spiegazione l'approfondire le qualità del whisky lasciato a Babbo Natale negli ospedali, la disponibilità di cene di Natale, la disponibilità di camini e parcheggi gratuito per le renne. Ma sì, in definitiva i JJ Six non sanno se Babbo Natale, cito, discrimini attivamente o se siano in gioco fattori strutturali più profondi. Perché? Perché i bambini nelle zone più svantaggiate vedono meno Babbo Natale? Questa è la domanda. Beh, una possibile teoria è che Babbo Natale sia costretto a sostenere la disuguaglianza esistente, perché da contratto non gli è permesso cambiare lo stato socio-economico di nessuno. Dare regali ai bambini oltre i loro mezzi economici potrebbe portare Babbo Natale a guadagnare potere politico e quindi causare un diffuso malcontento. Ciò sarebbe in diretto contrasto con la missione primaria del Polo Nord: portare allegria al mondo. Comunque, caro auscultatore e cara auscultatrice, alla fine, stringi, facendo un riassunto, le verità fondamentali che emergono dallo studio dei JJ Six sono che a Babbo Natale non importa se un bambino è stato cattivo, che il grassone natalizio è in grado di visitare i suoi adorati bambini 9 volte su 10 e che quella singola e unica volta in cui invece non ci riesce, beh, capita di più in aree che non se la passano particolarmente bene dal punto di vista socio-economico. Ma non è chiaro il motivo per cui questo succeda. Oh, caro popolo del podcast, e se sei curioso di sapere chi sia i personaggi che con più frequenza, dopo Babbo Natale, visitano i reparti pediatrici degli ospedali del Regno Unito a Natale? Beh, eccoti subito la risposta fornita dalla stessa ricerca dei JJ Six. Ci sono gli elfi in prima posizione, seguiti da calciatori, pagliacci e mimi, seguiti da vigili del fuoco ed Elsa, seguiti da un gruppone di altri personaggi come Maggie, Rudolph, la signora Natale, l'uomo ragno, Batman, le tartarughe ninja e così via. Di eroi locali, come i JJ Six definiscono queste persone, ce ne sono, fortunatamente per tutti noi, moltissimi. Ok, caro ascoltatore e gentile ascoltatrice, a questo punto penserai che sia tutto per questo episodio, giusto? E invece no. No, perché in un anno come questo, beh, ovviamente ci deve essere una storia natalizia sui virus. E dato che abbiamo appena finito di parlare del fatto che Babbo Natale, quando è in servizio, riesce a viaggiare in tutto il mondo in appena 24 ore, andando anche negli ospedali, beh, in questo specifico anno, uno si potrebbe anche chiedere: beh, e se Babbo Natale fosse malato e contagioso mentre fa il giro del mondo la notte di Natale, cosa succederebbe? Ebbene, cara fora del podcast, una risposta a questa domanda è data da un articolo scritto dal dottor Yuki Furuse, alias Doc F, dell'Università di Kyoto, articolo pubblicato nel novembre del 2019 sulla rivista scientifica The Medical Journal of Australia. Doc F, nel suo studio, indaga su cosa accadrebbe se la vigilia di Natale Babbo Natale facesse il giro del mondo mentre è malato di morbillo o influenza. Il ricercatore, per rispondere alla domanda, utilizza un modello matematico chiamato SEIR, un acronimo dove S sta per suscettibile, cioè quegli individui di una popolazione che possono contrarre la malattia, E sta per esposto, cioè coloro che sono stati esposti alla malattia ma non sono ancora contagiosi, I sta per infectious, cioè contagioso, cioè individui che sono già contagiosi, R sta per recovered, cioè guarito, cioè coloro che hanno avuto la malattia e si sono ripresi. Il modello matematico SEIR è utilizzato da Doc F in 100 simulazioni in cui la popolazione di 10.000 persone è costante, quindi non sono previste nascite o morte nell'intervallo di studio. Inoltre, la regola della simulazione è che quando gli individui infettivi I hanno un contatto con i soggetti sensibili S, poi trasmettono la malattia durante un periodo infettivo nella popolazione omogenea che si mischia. Per di più, Doc F considera tutti i tipi di potenziale efficacia della trasmissione della malattia da Babbo Natale ai bambini, inclusa la trasmissione per via aerea tramite goccioline, le famose droplets, e contatto diretto e indiretto, ipotizzando inizialmente che l'efficacia delle varie modalità di trasmissione dell'infezione da Babbo Natale ai bambini siano equivalenti a quella per la
trasmissione da altri adulti. Doc F aggiunge poi al mix anche quello che lui chiama il fattore Babbo Natale, una variabile che tiene conto dei diversi livelli di efficienza di trasmissione. 1 indica massima efficienza, 0 nessuna efficienza. In parole povere, il fattore Babbo Natale è un riflesso del tipo di interazione tra Babbo Natale e i bambini. Per capirci, gente, in termini di probabilità di contagio, una cosa è un saluto dal camino a una certa distanza, fattore Babbo Natale basso, e un'altra è un bambino seduto sulle ginocchia di un Babbo Natale infetto mentre entrambi ridono e cantano, fattore Babbo Natale alto. Infine, la simulazione di Doc F riguarda l'emisfero settentrionale del mondo, perché Babbo Natale va lì proprio nel bel mezzo dell'epidemia di influenza stagionale. Ad ogni modo, per farla breve, cara gente del podcast, il dottor Furuse scopre che quando Babbo Natale ha il morbillo, beh, le cose vanno malissimo. La visita di Babbo Natale malato di morbillo causa grandi focolai, specialmente quando la copertura vaccinale è bassa. E con bassa il dottor Furuse intende una copertura vaccinale dell'85%, mentre buona è del 95%. E quando Babbo Natale ha l'influenza? Beh, quando Babbo Natale ha l'influenza e il fattore Babbo Natale è 1, quindi piena interazione, il tasso di infezione della popolazione sale dal 18,7%, nessuna visita di Babbo Natale, al 20,9%, dopo la visita di Babbo Natale. Se invece il fattore Babbo Natale è 01001, gli effetti sono trascurabili. In definitiva, Doc F trova che quando ha l'influenza, Babbo Natale trasmette la malattia in modo efficace attraverso il contatto con i bambini, e la dimensione finale di un focolaio stagionale aumenta leggermente, ma statisticamente in modo significativo. Ora, natalizia gente del podcast, come probabile voi ormai già sappiate, R0 è il numero medio di trasmissioni secondarie da una persona infetta. Quando R0 è maggiore di 1, l'epidemia cresce. E più grande è R0, più velocemente un virus si diffonde tra la popolazione e più velocemente si espande l'epidemia. E in conclusione, più velocemente le cose vanno di male in peggio. Allora, riguardo all'influenza, la pandemia di influenza A H1N1 del 2009 ha avuto un R0 di circa 1,7, e solo negli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2010 ha colpito 60,8 milioni di persone, uccidendo a livello globale circa 300.000 persone. La pandemia influenzale del 1918, la cosiddetta influenza spagnola, che ha ucciso tra l'1 e il 2% circa della popolazione mondiale, ha avuto probabilmente un R0 di 2. SARS-CoV-2, che tra l'altro non è un virus influenzale ed è un virus del tutto nuovo, ha un R0 medio di 2,5, cioè una persona infetta, se non vengono prese contromisure, trasmette l'infezione ad altre 2,5 persone. 2,5 è maggiore di 2 ed è maggiore di 1,7. Perciò, gente, considerazioni sul tasso di letalità a parte, dato il suo R0, speriamo che Babbo Natale non si sia infettato con SARS-CoV-2, perché se lo fosse, beh, le conseguenze in termini di incremento dell'espansione dell'epidemia sarebbero probabilmente molto peggiori di quelle previste dalla appena citata simulazione fatta dal dottor Furuse per l'influenza. Comunque, lo stesso dottor Furuse conclude il suo studio con questa considerazione finale: l'impatto delle visite di Babbo Natale, fatto quando Babbo Natale ha una malattia trasmissibile, si riduce notevolmente quando il contatto dei bambini con Babbo Natale è limitato. Una riduzione dell'efficacia della trasmissione della malattia potrebbe essere ottenuta da Babbo Natale riducendo al minimo il tempo di contatto durante la distribuzione dei regali e il suo rispetto delle precauzioni standard, tra cui lavarsi le mani e indossare una mascherina. Quindi, in poche parole, gente, per cercare di limitare il più possibile i rischi durante questa attuale pandemia ancora furiosamente in corso, facciamo ogni giorno quello che sicuramente farà Babbo Natale, dato che ci tiene i bambini e le persone in generale, durante le visite di questa notte di Natale: lavarsi o disinfettarsi spesso le mani, mantenere le distanze, uscire solo quando necessario, Babbo Natale d'altra parte esce di casa solo una notte all'anno, gente, o almeno evitare gli assembramenti, e soprattutto indossare questa benedetta mascherina, e farlo correttamente, cioè coprendosi anche il naso. Buon gente, buon Natale e serene feste, stiamo tutti al sicuro e manteniamo al sicuro anche il prossimo, comportandoci tutti in modo responsabile. Ciao! Vieni a giocare con noi, Science Mag. Vieni a giocare con noi, Science Mag. Vieni a giocare con noi, Science Mag. Questo è un podcast di www.sciencemag.com, scritto Scienze Mug.